Anticipazioni Tempesta d'amore. Trama puntate dal 19 al 25 dicembre 2022. Robert contro Werner. Lunedì, 19 dicembre 2022. Al Furstenhof si cerca un valente esperto di vini. Constanze ha la soluzione giusta, suggerisce a Eric suo cugino Henning von Thalheim, un sommelier molto competente. Quando Maya e Shiren scoprono che il ragazzo a breve si trasferirà a Bicklheim, restano di stucco. La Silan è sorpresa quando apprende poi che Henning, che non vede da moltissimi anni, è diventato un rinomato sommelier. Più tardi, lo incontra in hotel e non lo riconosce. Per lei, è l'inizio di una nuova avventura. Jerry non riesce a mentire a Vanessa e quando apprende che ha accettato di sposare Max, confessa la verità: il suo ragazzo, quando è partita, l'ha tradita con un ospite dell'hotel. Scioccata, la Sombichler chiude il fidanzamento. Disperato, Max ha un durissimo scontro con il fratello. L'intervento provvidenziale di Shiren scongiura il peggio. Martedì, 20 dicembre 2022. Mentre Vanessa si chiude nel suo dolore, Shiren cerca di riportare la pace tra i fratelli Richter. Inoltre, è sempre più affascinata da Henning. Tutto questo mentre i sentimenti di Jerry per lei divampano di nuovo. Il ragazzo, così, prende una decisione improvvisa. Michael torna dall'udienza. Felice più che mai, annuncia a Rosalie che la sua licenza è salva e che può ritornare ad esercitare la sua professione. Contentissimo, il mattino seguente, va a riaprire lo studio. Qui incontra Robert che ha urgentemente bisogno del suo aiuto. Maya e Florian, nel frattempo, organizzano una piccola festicciola per dire addio ai loro cari. Felici per la vita che li attende in California ma, nel contempo, malinconici di lasciare Bicklheim, salutano i loro amici, proprio mentre la tensione tra Robert e Werner sale alle stelle a causa degli intrighi di Arian. Mercoledì, 21 dicembre 2022. Robert difende la sua fidanzata e chiede al padre di fermare i continui attacchi contro di lei. Werner non solo non gli presta ascolto, ma gli dice a chiare lettere che intende cacciare quella donna dalle loro vite con tutta la sua forza. Robert, però, precisa che se lo farà, il loro rapporto sarà compromesso per sempre. Henning lascia alla reception una selezione di vini pregiati, che gli servirà per superare a pieni voti la selezione per diventare sommelier. Constanze ordina una cassa di vino e la fa sistemare presso lo stesso posto. Shiren prende accidentalmente la scatola sbagliata e, di conseguenza, mette il von Thalheim nei guai. Eric e Werner pianificano come procedere contro la Kallenberg. Dal momento che non ci sono prove che abbia inscenato lei stessa il rapimento, i due decidono di manomettere il suo cellulare. Giovedì, 22 dicembre 2022. Werner si intrufola segretamente nella stanza della Dark Lady. Alla ricerca del misterioso autore del messaggio in bottiglia, Alphonse trova una persona di nome Ugo in un vecchio registro delle prenotazioni. Si tratta di un uomo che ha soggiornato presso il Furstenhof nei primi anni del 2000. Hildegard ricorda l'ospite come una persona cordiale e molto amichevole, soprattutto con lei. All'epoca la omaggiò addirittura con un bellissimo regalo. Alphonse, scioccato, si rende così conto di una cosa: il messaggio in bottiglia lasciato da Ugo era per sua moglie. Max spera di essere perdonato da Vanessa. Pertanto decide di cantarle la canzone che l'ha fatta innamorare di lui. Purtroppo, il suo piano non va in porto. Arian organizza una festa al Furstenhof dopo che l'hotel ha ricevuto un prestigioso riconoscimento. Werner è sospettoso. Venerdì, 23 dicembre 2022. Shiren cerca di scavare a fondo sulla vita privata di Henning per scoprire se c'è qualcuna nel suo cuore. Il ragazzo, però, la tratta con estrema freddezza. La Silan non si arrende. Robert, per evitare un'ulteriore escalation, preferisce non raccontare ad Arian i recenti contrasti avuti con Werner che, in seguito, incontra Eric, a cui racconta il fallimento del suo piano. Il Vogue non si arrende ed escogita una nuova strategia. Robert e Arian fanno uno spiacevole incontro. Shiren scopre, grazie a Selina, che Henning è appassionato di arte e cultura. Pertanto, acquista dei biglietti per una matinée di ballo. Per non mettersi in imbarazzo, si documenta sull'argomento, ma Henning intuisce subito la verità. Hildegard cerca di mettersi in contatto con Ugo, ma Alphonse fa di tutto per impedirglielo. Vanessa, però, spinge la zia a rintracciarlo.
sabato, 24 dicembre 2022. Max fa di tutto per riconquistare Vanessa e cerca invano di scriverle una lettera. Inoltre, non ha più voglia di uscire e trascura le faccende domestiche nell'appartamento condiviso con Eric. Quest'ultimo, vedendolo molto provato, lo spinge a reagire e non a sprofondare nell'autocommiserazione. Il fitness trainer, alla fine, decide di lanciare un accorato appello alla sua ex. Jerry riceve un piccolo pacchetto benessere da Shireen che cede subito a Vanessa, facendolo passare come regalo di Max. La ragazza non ci mette molto a scoprire il vero. Jerry è così costretto a riportarlo a Shireen. Qui incassa un'amara delusione. Arian è infastidita dal fatto che Eric si sia trasferito nell'appartamento dei Salfield. Egli intima di non interferire tra lei e Robert. Lui si sente a disagio, non vuole schierarsi apertamente contro Arian. Ed escogita un piano segreto. Domenica, 25 dicembre 2022. Un pacco senza mittente viene consegnato a Hildegard. Alphonse teme sia di Ugo che all'epoca si era invaghito di sua moglie. Poi fa una scoperta. Henning fa di tutto per mettere in imbarazzo Shireen. Quindi la attira al lago e le chiede di fare un giro a nuoto. Lei è lacerata. Robert respinge i tentativi di Eric di metterlo contro Arian che ha un brutto risveglio. Jerry soffre quando scopre che Shireen si è innamorata di Henning. Eric cerca di aiutare il suo amico invitandolo ad un serata tra uomini. Jerry, però, vuole recarsi al caffè Liebling. Qui, il povero Richter assiste a qualcosa che lo getta nel più totale sconforto. Il capo di Constanze arriva al Furstenhof per offrirle una partnership presso il suo rinomato studio legale. Successivamente, l'uomo le dice che le garantirà un percorso di carriera in ascesa in cambio di un favore. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.